Double Face ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di The Binding of Isaac Repentance. È tempo di una grid e oggi la facciamo con Tainted Judas Shadow Eater, perché è un personaggio semplice. Oggi ho voglia di qualcosa di semplice e sblocco una carta, niente male. Mi sono andato ad informare sulla wiki alla fine. Va bene, non che sia utilissimo, ma ok. Latch key è un lock up e un... Oh, questo non è male. Non mi fa... Ok, Dark Arts non mi aiuta nel fare questo, infatti mi sono fatto colpire. Ok. La cap dalle chiavi e da un la cap. Little Hush è questo minion che va in giro e che può fare anche sta cosa fantastica e non fa niente di particolare, fa un po' di danno ai nemici ma niente di impressionante. Qua dentro niente perché non ho bombe, va bene. Ok, allora, ma questo sta poggando? È andata via con la connessione ad internet, vero? Quanta pazienza ci vuole nella mia vita? Scusate, eh? Ma perché? Non che serva per la serie, ma in generale sarebbe meglio non andasse via. Torna, ritorna. Ok. Sta poggando, secondo me, questo qui. Ma al di là di ciò... Vai, muori. Dark Arts è un oggetto veramente figo perché ci aumenta il danno per ogni kill che facciamo, cioè per ogni nemico che colpiamo con esso. E anche lacrima. Quindi niente male, questa cosa non la sapevo al mio primo playthrough. Possiamo chiamarlo, se possiamo chiamarlo così, ma ora so. E quindi agirò di conseguenza, però tu questo non lo puoi fare. Ok. A parte le canzoni dei film Disney riimmaginate, andiamo avanti. Cazzo, schivatina bruttina. Ok, colpisco anche nemici che non colpisco in realtà, va bene. Tutto ciò che sta poco vicino alla mia scia viene colpito fondamentalmente. Ops, mancato. Lui sapete cosa sarebbe bello, vero? Madonna! Ok, lì credo si sia buggato perché non penso sarebbe dovuto accadere una roba così overpowered, ma ok. Rock bottom, comunque dicevo. Addio, non l'avevo mica visto e c'è un secondo boss. Occhio perché rischiamo di morire. No, visto che tanto non abbiamo vita. E di questa roba l'unico interessante è questo, forse. Ok, ora devo fare molta attenzione alla mia vita, ma molta attenzione. Che sto a mezzo cuore nero. Rischiamo di perderla. Ai. Non che sia una grande perdita, ma insomma... Allora, voi mi togliete le cariche, ma a parte posso fare così e ciao. Questo mi dà un buon heart, sì. Può avere buon heart, ma non può avere i cuori rossi dentro, giustamente. Peccat. Allora, appena trovo una pillola buona, si usa Warp. Non è questa la pillola buona. Non è nemmeno questa. Allora, la mela ci fa sparare ogni tanto
dei rasoi che fanno male, e il Marrow era questo elfappa che ha spawnato dei cuori rossi, ci ha dato un buon art, ma non possiamo sfruttare perché noi cuori rossi non li possiamo proprio avere. Birthright. Cosa fa su Tainted Judas Birthright? Aspettate, eh. Vado un attimo a vedere sulla wiki. Ah, la Tainted Judas currently unimplemented, quindi non fa nulla in realtà. Male. Male. Peccato. Ok. Bomba in sconto. C'è nulla di interessante. Avrei guarda un oggetto. Se avessi trovato un oggetto che mi dava vita, l'avrei anche preso. Proviamo un po' a rerollare. Pose. Sai che pose non sarebbe male. Anche se, insomma, si può comunque chiedere di meglio. Ora, questo range down per l'appunto è un po' fastidioso perché ci sarà leggermente più difficile colpire i nemici, ma va bene. Il Little Hashia mi dispiace, ma non sta facendo niente di che. Ok. Calmati, tumore. Non ci arrivo, nemici, va bene. Non ci arrivo in tempo. Sarebbero buoni oggetti che danno cariche, tipo il 9 volt, quicker charge lì. Sarebbe incredibile. Che ci permetterebbe di usare Dark Arts. Merda, pensavo di averlo attivo un sacco di volte. Ok, that was close. Rischio di morire, ma che devo fare? Peccato, speravo nel bug di prima. Pin, l'ho visto, sai. Immaginavo. Va bene, va bene. Allora, buono speed. Cioè, speed e shot speed molto buoni. Ah, ma io parto con 1,20 di danno, di velocità? Perché? I don't know. Ma ok. Cuori inutili. Questa non è male. Quella non è male per niente. Calma, perché c'è un bel po' di roba da poter prendere. Allora, vediamo se le tre monetine iniziali ci daranno una mano oppure no. 4. Speravo di prenderli tutti, non ce l'ho fatta. Solo 2.03 di danno. Ok.
buono. Boia, non so che cosa io abbia colpito così tante volte, ma va bene. Di nuovo, va bene. Dei proiettili invisibili, tipo. Grande, ho preso tutti i suoi proiettili. Lo sapevo che eri champion te. Ecco. No, pensavo di averlo preso. Ah, qua dovevo aspettare, sono stato un po' greedy. Esatto. Bella lì. Continuiamo ad avere discreti problemi di vita. Allora, te sì. Poi, le Razer, carino. Pam. E... se ci fosse una bomba, ma non c'è. Non essendoci... dobbiamo fare questo. Ah. Va bene. Tanto vengo colpito un sacco, quindi è ok. Certo potrei trovarlo nelle corse Drum, un... un Black Art o due, eh? Qualche volta. Delle bombe, va bene uguale, dai. Allora, la blanket non sarebbe male. A parte perché ho fatto sta cosa, non lo so. Una vita extra, non male nemmeno quello. Buono. Ok, questo però non droppa più Black Art. Speriamo intanto delle lacrime che avvelenano e che hanno credo una chance di avvelenare i nemici. Ah, la Champion Belt. No, che hanno una chance di avvelenare i nemici. No, che hanno una chance di droppare cuori neri. Ma mi sa che questa cosa non vale più in Repentance. L'uccellino viene spawnato quando prendiamo danno e fa danno a tutti i nemici nella stanza, cioè a un nemico nella stanza alla volta. La Champion Belt aumenta il danno, ma troviamo più champion. Tipo questo. Ok, non è... ah, giusto! Non spawno più Black Art avvelenando i nemici, ma se li ammazzo toccandoli forse sì. E giustamente lui li tocca come nemici. Quindi è una buona sinergia. Ok. That's cool. Non è morto. Sarebbe bellino con lui avere il black hole. Così da racchiudere tutti i nemici in un posto solo e poi usare Dark Arts. Non ho preso l'unico che volevo prendere, immagino. A sto giro sì. Speed up, buono.
due carte, almeno uno. Cavolo, è difficilissimo trovare vita nella grid mode con lui. Perché giustamente anche gli alfap sono superflui, cioè non ha senso prenderli. Visto che non sono poi perenni. Addio. Qua conviene usare Dark Arts e basta, mi sa. Nella speranza di ottenere Black Heart. E invece l'ho perso. Perfetto. Oh, questo sarà molto comodo, ti ringrazio. Non lo conta come colpito. Ok, buono a sapersi. Inner Child. Ma sì. Prendiamolo. Allora. No, fermo. Direi che... Ah, qua non ci sono stato? Mica sono scemo. Ok, va bene, tra l'altro. Nemmeno da dire, vabbè, c'era dentro un oggetto superfluo. No, no, era un damage up, quindi... Vabbè, pace. Pace. Depths. Un altro damage up. Boia. Ok. Lì c'è un Soul Art che mi tenta. E io mi lascio tentare a sto giro. Buono. Ok. Bomba. Bomba. No, niente. Peccato. Ah, una chiave, sì, dai. Pigliamo la chiave e andiamo nella treasure. Oh, il Cracked Orb. Ok. Se prendiamo danno, vediamo della roba sulla mappa. Boh, vabbè, carino. Tanto danno lo prenderemo, penso. In realtà abbiamo il coso dei cosi lì, come si chiama? Non viene il nome. L'Olimental. Che però d'ora in poi sarà il coso dei cosi. Che ci protegge, quindi in realtà non dovremmo venire colpiti troppo spesso. Perfetto, stavo per usare Dark Arts. Ovviamente il tempismo è vaffanculo. Letteralmente. E quindi mi faccio colpire. Comunque abbiamo, ora sappiamo dov'è la secret volendo. E avendo una bomba, ma non ce l'abbiamo. Che quindi. Ciao. Che cazzo. Vabbè, però. Ma dammi un secondo, no? Sono aperte pure le porte. Sempre per effetto del Cracked Orb. Oh, e dai, non si capisce quando c'è l'invincibilità e quando no con questo Giuda. Soprattutto dammi un tier sub perché ora ne ho veramente bisogno. Oh, una bomba, visto che so dov'è la secret. Oh, qua mi diverto. Bellissimo questo Dark Arts. Ci vorrebbe tipo un suono riprodotto quando Dark Arts è carico, perché ogni volta devo spostare lo sguardo in basso a destra e non mi concentro su dove sto andando con il personaggio. E questo è un problema. Allora, Purgatori non era male, mi ricordo. Questa, la Celtic Cross, non mi ricordo che fa, sinceramente. Ha qualcosa a che fare con i Soul Art, credo. Vado un attimo a vedere. Allora. Celtic Cross, posso vederla? Sì, grazie.
No, è da una chance di triggerare l'effetto del libro delle ombre quando si prende danno creando uno scudo, vabbè, per 7 secondi. Upon taking damage. Allora no, forse... Oddio, forse è meglio Celtic Cross che ci dà maggiore protezione. Visto che veniamo colpiti un sacco di volte, insomma. Qua in realtà questo potrebbe essere anche carino, perché ci potrebbe dare delle carte utili. Abbiamo preso un sacco di damage up, ma sì, vai. Vediamo. Chaos card. Oh, The Hierophant, ti ringrazio. Queen of Hearts, inutile purtroppo. The Sun, carino. Ora torniamo indietro, ma aspettate un attimo. Facciamo così, giusto per... Giusto per Queen of Hearts, inutile. Sarebbe utile se avessi una bomba che non ho. Posso rischiarmela facendo così e mi è andata male. Guarda di quanti. Wheel of Fortune, no. Chaos Card, sì. Chaos Card ammazza quasi tutti i nemici del gioco in un solo colpo, boss compresi. Le eccezioni sono Delirium e The Beast, se non sbaglio. E credo nessun altro. Ora sarà un casino fare attenzione tra Dark Arts e quest'altro a non usare la Chaos Card sul nemico sbagliato, ma insomma. Il Fool's Gold di Lilith. Però non ho bombe. E anche se le avessi, penso di investire nella stanza segreta una volta trovata. Spider Mod. Nella speranza di trovare forse un oggetto migliore, ma... Boh, va bene. Potato Peeler però è inutile. Ok. Ci sta andando un po' male con i negozi, eh. Lo stesso non si può dire degli oggetti dei boss, invece. Aspetta. Aspettiamo che si ricarichi Dark Arts. Forse si ricarica anche una volta premuto il pulsante, ma non lo so, non mi interessa in questo momento. Tanto non ci costa nulla attendere un secondo. Madonna. Ma porca troia, non capisco una seva. Minchia, quanti sono? Aspetta un attimo. Umba è sempre un piano del cavolo in questa modalità. Dai, ragazzi, ma seriamente? E vabbè, allora continua, mi raccomando. Molto sportivo. Complimenti per il room design. Impeccabile e soprattutto molto ferro. Dai, l'avevo usato Dark Arts. Io ho l'impressione che qua sarà un casino. Da Ultra Grid. Meno male che ho la Chaos Card, ma... Oh, merda. Non sono in una bella posizione. Bello. Porca di quella troia. Dai, ma doppio The Bloat. Ma porca troia.
Ragazzi, dai! Porca puttana, che fastidio! Pure! Ma proprio due deblot! Cioè, non c'era modo di muoversi. Da quanto schifo c'era. Siamo a Scared Womb. Vaffanbrodo. No, senti... C'è un limite a tutte le percolazioni possibili, cioè ora basta. Veramente. Cioè non lo prendo nemmeno perché mi sono veramente rotto di quell'oggetto. Lazzaro l'ho completato, non mi serve più a nulla. Lazarus Rags, rimuovetelo dalle pool, vi prego. Così come la Judas Shadow. Shell. O almeno fatemi resuscitare nel personaggio Tainted, che cacchio ne so. Se sono Tainted, uso quell'oggetto e mi fa resuscitare nel personaggio Tainted relativo. Cioè, mi sembra abbastanza easy come cosa. Power Pill. Capirai? Va bene. Va bene. Dirty Mind. D'accordo, questo piano poi è utilissimo. Perché ci sono delle monetine qua in terra? Perché la grid? Come sinergizzano questi? Secondo me bene. Anche se non penso lo scopriremo perché guardate le statistiche. Cioè guardate... Sì, guardate anche le statistiche in realtà. Non tanto di danno quanto di tutto il resto, ma... Il vero problema è la vita che non abbiamo. A parte ora ho Alimentor, quindi... Me ne posso fregare di quello. Cazzo, questo è buono. Questo è buono. Ok. Non ho capito cosa è successo, ma ok. Dove sono? Madonna, non mi vedo. Madonna, non mi vedo. Attivati! Puttana di Eva! Ragazzi! No, ok, non ci sto capendo nulla, mi dispiace. Non sinergizzano questi oggetti! Ma poi non ci vedo una sempia. Va bene. Nella grid io pensavo che sarebbe stato semplicissimo, perché ho detto vabbè, Dark Arts e Kill Ognor dal primo colpo. Invece col cavolo, perché questo è Slippery Sloppity. Cioè scivola come non mai questo Judas. E poi non lo vedo perché è tutto nero. E soprattutto a Shell dove è tutto nero. Va bene. Allora, visto che siamo morti già due volte, facciamo che a sto giro mi concentro un po' di più. Perché ora va bene ridere, scherzare, eccetera. Però ora basta, perché sennò rischio di fare tardi. Ah, bellino questo, sicuramente lo prenderò. Sicuramente. Vabbè, però, e allora sei stronzo, eh. Cioè, non ho ammazzato nemmeno quello, vabbè.
Non so perché pensavo di avere carico Dark Arts. Bello. No, pensavo di avergli beccato tutte le lacrime, cavolo. Sono spawnate un secondo dopo. Vai, little mostro, a te l'onore. Uccidi tuo padre. Vendicati. Allora, nope. Ciao. Sai cosa? Tanto mi dà un black heart, mi dà delle bombe, perché no? E mi fa anche rosicare. Bene. La Dead Ski. Ok. No, I'm excited è un problema. Io non continuo perché l'effetto non sparisce. Mi aspetto. Esatto. Bello. Allora, questo trinket in realtà non è male. Non mi ricordo, gli Eternal Heart vengono messi a sinistra o a destra per un personaggio come Tainted Judas? A sinistra, penso. Ok. In teoria dovrebbe essere finito. Porca puttana. Amore e odio per questo Dark Arts. No! Si ripete 3 volte, non 2, ok. Vabbè, non è così male. Ho fottutamente parlato. Via di qui. Niente.
No, se è pure il champion che non fa minion, io non ci credo. Non così tanti almeno. Niente, non ho avuto culo con la stanza segreta a sto giro, va bene. Dai. Sì. Vaffanculo. God head, God tears. Buono cacchio, buono God head. God head ci fa sparare queste lacrime che hanno un'aura attorno a loro che danneggia i nemici. E aumenta di un po' il danno. Allora, io in tutto questo sono contento, no? Sì. Se qua ci fossero i nemici sarebbe top. Niente, ovviamente non ci sono. Ma mi dai un tears up, gioco? Te lo devo chiedere in ginocchio? Anche perché Goathead ci ha abbassato il nostro tears è già basso di suo. Cioè, che palle. Sto cavolo. Comunque avevo ragione sull'Eternal Heart. Almeno quello. Va bene. Oddio, so che me ne pento. No, aspetta, in teoria no, perché rimangono. No, galleggiano, è vero. Allora a posto. Vai. Pop ci fa fare sta roba. Spariamo gli occhi invece che lacrime, che rimangono un pochino a vorticare, diciamo così, in aria. E tra l'altro con gli oggetti giusti si può anche rompere il gioco, avendo codesta roba. Questo è un tears up. Sì. Oddio, ora per il nostro shot speed. E che cazzo, però mi aumenta una statistica, mi se ne abbassa un'altra. E palle. Il vero problema è la speed, paradossalmente. La tua madre, una grande signora. Tu madre. Vabbè, anche tua però. Ma che davvero? Si è aperto nulla, ovviamente. One with the shadows, l'ho letto ora. Oh, finalmente. Ti dico va bene perché con la vita sto perennemente messo male, quindi ok. Anche se... Cazzo, sta andando male anche questa in realtà, perché le statistiche fanno proprio cacare. Oddio, il range in realtà con questo è compensato. Va bene. Di nuovo te, Pippa. Mamma mia. Sei un incubo. What the fuck, era una testa volante. Ok. Ovviamente questi sono sopravvissuti, perché sennò era troppo facile.
aver saputo che era lui. Wow, ok. Allora, in realtà lo shot speed basso potrebbe farci pensare che Trisagion non sia una cattiva idea. Come si energizza Trisagion con Pop? Non ne ho la più pallida idea, ma lo voglio scoprire. Voi non lo potete vedere, ma in questo momento sto poggando tantissimo. Cos'è? Bellissimo. Bellissimo. Io c'ho uno sculo con sta roba. Bellissimo. Oh madonna. Mi sa che Dark Arts non ci servirà più a molto. Poiade. Boiade. Goduria. Meno goduria, ok. Ora dobbiamo migliorare un po' la velocità e forse il range, perché a questo punto immagino che faccia rimanere in aria più a lungo le lacrime. Forse. Questo non è il Fapion Damage Up, ma è abbastanza piccino, quindi non mi interessa più di tanto. Devo fare attenzione perché potrei tranquillamente far crashare il gioco con tutte queste lacrime. Questo lo prendo. Buono, non mi ha aumentato il, esatto, lo shot speed, che era quello che volevo. Pandora's Box. Cosa fa nella grid mode? Pandora's Box Isaac. Param pam pam. Allora, siamo one boss room item and due soul arts. Perché no? Ma perché no? No, due boss. What the fuck? Ok, come... Ok, la wiki si è sbagliata di nuovo, tanto ormai... No, guardate l'Halo, che è tutto rosso, anche lui, che figata. Aiuto. E... Papparapapapapam. No, sto a posto così, grazie. Vediamo se mi riesce di... Perfetto, delle due non mi è riuscita nemmeno una. Ovviamente, figurati se... Oddio. Ok. Forse è il momento di smettere di sparare, ecco. Madonna, benedetto il giorno in cui ho preso Trisagion. Guarda! Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Pure, va bene. Sarei tipo Satana in persona, ma va bene anche così. Boia, ragazzi. Che roba. Oh, finalmente. Poi anche una protezione, buono. Non che a questo punto penso servi, ma... Fa comunque piacere sapere che il gioco... ci ha pensato per una volta. Bene. Bene, bene, bene. A questo punto, visto come è andato questo piano, il gioco diventa... Come facciamo a rompere ancora di più la situazione? Vabbè, basta. Aumentandoci il tiers, certo. Aumentandoci il range.
forse. Tanto ormai. Andiamo a provare. Vediamo se rimangono sospese più a lungo. Forse, o forse no. Minchia ragazzi. Godhead, Trisagion e Pop. Con questi tre oggetti siete a posto. Guarda lì. Ok. Scorta di monete, bella grossa. Giù. Non male, non male. Che è un eufemismo per dire che abbiamo la vittoria servita su un piatto d'argento a sto giro. No, sul serio ragazzi, cioè se perdiamo anche questa vuol dire che il gioco è progettato male. I'm excited. A meno di cazzate mie, ma insomma. Vediamo questa. The Empress, Mayor Love, Bring Protection. E quello ci dava Tears Up, vero? Lo uso contro Ultra Grid. Ok, io me ne sto in un angolino, eh. Che succede? Oddio. Ecco, quelli sono l'unica roba fastidiosa. Nemici invincibili o pseudotali. E c'è un altro, ti pareva? Dai, su. Eccolo lì, lo sapevo che c'era qualcosa che mi avrebbe fregato, tanto. Ma è finito tutto. Ok, la Judas Tong, la dovremmo dare a Judas, ma non lo facciamo. Ice Cube, ok. Bene. Ah già, perché Goodhead è anche homing, è vero, quindi le lacrime vanno direttamente dai nemici. Un confessionale che mi prende esatto i cuori normali. You feel blessed, non me ne frega nulla. Questo. Ah, dovevo prima dare dei cuori, vabbè, non importa. Tanto, cioè, a questo punto vuoi vedere solo quanto male faccio a Grid. Veramente. No. A questo punto vorrei un damage up, tipo. O un tears up, anche va benissimo. E poi facciamo questo e questo. Di siringhe non ne ho, mai avute e mai ne avrò, quindi questa no. Posso comunque fare così. Va bene. Il mio piano malvagio si è attuato. E giungiamo quindi all'ultimo piano. Cioè in realtà penultimo, ma ultimo piano dove bisogna combattere. Guardalo, guardalo, guardalo. Pium, 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 pium. Let's go. Cominciamo con riempire la stanza. Vai. Ciao. Buongiorno, signori. Non vi dispiace se oggi vi chiedo tutti senza nemmeno provare a sforzarmi, vero? Oddio, che fastidio. Dai, su. Che rallentate solo, non è che complicate. Addirittura non fanno in tempo a riprodurre i loro suoni. Ok. A più. Ho ottenuto perfection, davvero. Porca miseria. Fammi vedere qua. E dove sta la secret? Ah, lo so io. È chiaro, no? Va bene. Che meraviglia, è spettacolo sta roba. E quanti siete? Vabbè, direi che commentare è superfluo a questo punto.
cioè literally uno degli oggetti più forti del gioco. Che è superfluo, però siamo d'accordo che è superfluo a questo punto. Oppure no. Vabbè ragazzi, non ci resta altro che vedere quanto danno facciamo a Ultra Gridier. Secondo me tanto, eh. A naso proprio. Oh, vediamo. Boia, che lag. Che spettacolo, guarda come gli orbitano attorno le lacrime di Trisagion. Dicono proprio notte, ora devi morire. Basta. Tu ci ha fatto soffrire le pene dell'inferno con Tainted Jacob. E a sto giro devi solamente patire. Bella lì. Ciao zio. The Magician is appeared in the bed. Guarda, guarda, guarda. Che cazzo di spettacolo. Se riesco faccio la... di quest'affare ci faccio la copertina. Morante è bello. Per quanto va avanti secondo voi? Ora aspettiamo finché non finisce. Secondo me continua all'infinito, perché non è possibile. Oh, ma che vado, accelero. Oh, aspetta, perché ho un cuore solo? Sì, ma sei scemo. Pure il gioco non ha capito cosa è successo. Come cazzo ho fatto ad scendere a un cuore nero? Ne avevo 12. Capirò guardando la registrazione. Madonna ragazzi, guardate il casino. Porca merda. Guarda, non finisce. È difficile anche posizionare le bombe. Sono sopra la Donation Machine. Vabbè, questo episodio è partito a cazzo ma è finito a razzo. No, cosa ho fatto? Ho fatto partire altre robe. Guarda, non finisce più. Vabbè, io mi metto qua 5 minuti in silenzio e aspetta a vedere se finisce. Ragazzi, io mi sono messo anche a fare altro, ma qua non accenna a finire di di una virgola. È un peccato. Quindi va bene, finiamo la run nostro malgrado senza vedere la fine di questo vortice porticoso. Non male, caro Judas. Non male. Da Tainted Judas. E ragazzi, noi ci vediamo nella centesima parte di The Binding of Isaac Repentance. Peace.